C'erano anche farmaci per la cura dei tumori, medicinali veterinari e la droga dello stupro tra i prodotti vietati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Verbania nell'ambito dell'operazione Mister Muscolo. Le fiamme gialle hanno scoperto una rete di commercializzazione di farmaci e altre sostanze dopanti, tutte ricomprese nella lista dei prodotti proibiti stilata dall'Agenzia Mondiale Antidoping, le quali, seppur vietate, continuano a essere utilizzate per alterare le prestazioni agonistiche. Sequestrati 12.000 prodotti tra flaconi, fiale e compresse, alcune delle quali usate per la cura di tumori o in ambito veterinario, ottenibili esclusivamente dietro prescrizione medica, ma anche sostanze prodotte artigianalmente senza alcun controllo medico. Trovate anche 700 fiale di nandrolone, 400 compresse di Rivotril, dalla elevata pericolosità per il suo possibile uso improprio, la cosiddetta droga dello stupro, farmaci entrambi ricompresi nelle tabelle del testo unico delle sostanze stupefacenti. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Verbania ed è stata condotta da militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Verbania e dal personale di forza della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura. Tutto è partito dallo sviluppo di elementi emersi a carico di un cittadino italiano già denunciato a novembre 2021 per ricettazione di sostanze dopanti mentre tentava di introdurre le sostanze in Svizzera attraverso il valico di confine di Iselle di Trasquera. Da lì è stata scoperta una serie di spedizioni sospette che avevano tra i destinatari bodybuilder anche famosi che si sono distinti in competizioni nazionali e internazionali e noti personal trainer. Sono così scattate le perquisizioni tra Verbania, Novara, Pavia, Ascoli Piceno, Roma e la Confederazione Elvetica che hanno consentito di rintracciare e costruire oltre 3.600 spedizioni da parte dei responsabili del traffico in favore di utilizzatori sia in Italia sia all'estero. La ricezione degli ordini, spediti sotto falso nome, avveniva per mezzo di messaggistica istantanea criptata o soggetta ad autodistruzione in chat segrete, utilizzando schede telefoniche intestate a soggetti inesistenti, effettuando pagamenti per contanti o tramite prepagate, alcune delle quali attivate online presso istituti di credito esteri, avvalendosi di documenti di identità contraffatti. L'autorità giudiziaria ha chiesto il rinvio a giudizio per 9 persone, 6 delle quali si sono avvalse dell'istituto del patteggiamento. Nei confronti di quest'ultima il Tribunale di Verbania ha emesso sentenza di condanna con pene comprese da 1 anno a 1 anno e 8 mesi di reclusione, in parte sostituite con lavori di pubblica utilità.